Parliamo ora di Indignados, l'ultimo film di Tony Gatliff, che con questo lavoro si è voluto ispirare in modo molto libero al pamphlet di Stéphane Hessel Indignez-vous. Il film segue le avventure di una giovane migrante venuta molto probabilmente da un paese africano, ma non sappiamo quale, in Europa. Approda alle spiagge greche e da lì effettua un periplo che la porterà in Francia e poi in Spagna, proprio nel momento in cui scoppiano nel mondo arabo le proteste e le rivolte che noi conosciamo oggi con il nome di Primavera Araba. Assiste anche al nascere e all'evolversi del movimento degli indignati. In una sequenza spagnola la ragazza si unisce a un corteo di manifestanti anticapitalisti che ballano, usano tamburi e la accolgono tra di loro con molto calore. Il film quindi è sicuramente un manifesto contro le condizioni disumane con cui vengono trattati e respinti i migranti che approdano sulle coste del nostro continente. È anche però un film che vuole in qualche modo ritrarre, se non addirittura forse anche celebrare, il movimento degli indignati, questo sentimento di indignazione che si sta esprimendo in Europa ma anche altrove. Non bisogna però trascurare quello che è il finale del film, perché il film non è puramente celebrativo. Gatliff riesce ad avere uno sguardo probabilmente molto lucido su quello che è un movimento nato spontaneamente e forse a volte non sempre chiaramente strutturato dal punto di vista politico. Sicuramente quindi un film interessante, sensibile e più complesso di quello che potrebbe apparire a prima vista. Reazioni in sala? Reazioni in sala di entusiasmo, anche perché alla proiezione che si è tenuta la sera al Cinema Internazionale, Tony Gatliff, oltre al cast, ha portato con sé anche Stéphane Hessel, che ha suscitato grandissima commozione e entusiasmo nel pubblico e ha interloquito in varie lingue con i presenti che avevano da fare delle domande. Tedesco, francese, inglese, e la presenza di Hessel è stata scoppiettante. Benissimo, allora il voto degli accreditati? Il voto degli accreditati è 7 su 10.